Domanda: che cos'è la preghiera? La preghiera fatta con fede è una pratica magica, perché chi chiede con fervore, per un fine altruistico, si unisce al suo spirito e trasforma questo chiedere in un potere superiore. E chi chiede per sé e non per altri, trasforma la preghiera in un atto d'egoismo e fa perciò della magia nera. Si deve pregare attraverso una religione? Certamente, se quella religione è la fonte della tua fede. Ma se la tua fede sgorga direttamente dal tuo sentire, tu stesso ti colleghi con il tuo sé spirituale, che è l'assoluto stesso nell'essenza, nella sostanza e nella realtà. Allora non domandi, perché la coscienza assoluta non ha bisogno di essere informata. Se io prego per una persona che sta per morire, perché non muoia, di che cosa c'è bisogno? Della potenza della tua preghiera e della necessità che il moribondo ha di non morire. Come lo conosceva ormai non c'è più, non è stato mai più come prima. Nel 1997, al marito di Sid Renfro, Tom, un medico molto rispettato a Norton, nello stato della Virginia, fu diagnosticata una forma rarissima di linfoma, già in fase avanzata, anzi, nella quarta ed ultima fase. A Sid non fu dato nessun tipo di speranza per la guarigione di suo marito. Eravamo andati lì con qualche speranza, ma il dottore ci disse che non c'era chemioterapia o radioterapia efficace e che non potevano fare nulla. Disse: non è il caso neppure di aprire, tornate a casa. Poi le cose peggiorarono velocemente. Il dottore ci disse che se il male avesse aggredito qualche organo principale, mio marito avrebbe avuto al massimo 3 mesi di vita. E il giorno dopo i suoi reni furono attaccati. In pratica, una volta che questa malattia raggiunge la fase più avanzata, con queste caratteristiche, non vi è quasi alcuna possibilità che si possa guarire. Bene, io vidi il dottor Renfro essere progressivamente consumato da questa debilitante malattia. Era sempre più debole, al punto che mi aspettavo che morisse da un momento all'altro. Quello che state per vedere è un video amatoriale di Tom, nel quale egli si rivolge settimanalmente alla sua chiesa a Norton, in Virginia. Osservate come lo stato del suo corpo stava rapidamente peggiorando. Le sue condizioni peggioravano di giorno in giorno. Per me era una battaglia quotidiana, anche a livello mentale, perché ero fisicamente esausta. Cominciava anche a sputare sangue. Quando avvenne quest'ultima cosa, mi sembrò come un orologio che stava ormai scandendo le ultime ore. I dottori non credevano che egli potesse continuare a vivere. Egli ha attaccato il mio corpo per quasi un anno. Per più di un anno ha attaccato il mio corpo. Oggi è il giorno in cui dovete ringraziare Dio per le benedizioni nella vostra vita. Quando sarete come me, non ci sarà più tempo. Forse la parte più straziante di questa sua traumatica esperienza furono le mostruose masse tumorali che crescevano su tutto il suo corpo. Si potevano vedere quei tumori. Andavano dalla grandezza di una biglia di vetro a quella di una pallina da golf e poi a quella di una mela. Lui era totalmente dipendente dagli altri ormai. Non poteva più fare niente da solo. Le possibilità di sopravvivere che i medici avevano dato a Tom erano nulle. Sid si aggrappò all'unica sorgente che le aveva dato forza per affrontare e superare ogni giornata, la sua fede in Gesù Cristo. Anche se voleva che Dio guarisse Tom, sembrava che Dio la stesse portando a dover affrontare la perdita di una persona amata. Sapeva che era ormai quasi giunto il momento della separazione, ma aveva una domanda assillante. Dio, dove sei? Dove sei? Ci stai vedendo? Quando una cosa va avanti, giorno dopo giorno, mese dopo mese, arrivi a pensare così senza quasi rendertene conto. Dio, ma dove sei? La risposta alla domanda di Sid era che Dio era proprio lì vicino.
Vorremmo mostrarvi un altro aspetto della storia della morte apparentemente inevitabile di Tom Renfro. E questo aspetto include una piccola comunità della Virginia che non era disposta ad arrendersi. Pregarono per 40 giorni e 40 notti. Si fermarono per un fine settimana e poi ripresero a pregare per altri 40 giorni. Io chiamavo per dare loro notizie dicendo: sta male, respira a malapena, ha una febbre altissima, i reni sono andati. E loro mi incoraggiavano a pregare, pregavano insieme a me. Sid è stata testimone della più potente intercessione che abbia mai visto. Aveva diverse migliaia di pazienti e stavano tutti pregando. Era ben conosciuto nel nostro paese. Aveva contattato gruppi religiosi come il Club dei 700. Sapevamo che persone in tutto il mondo stavano pregando per noi e questo ci ha dato una grande forza quando la nostra veniva a mancare. Nell'ultimo debole tentativo di dare a Tom qualche altra settimana di vita, decidemmo di sottoporlo alla chemioterapia. Fu solo per prolungargli la vita nel periodo natalizio. Ma avvenne un miracolo. I tumori svanirono, scomparvero nel nulla. Niente più cancro. A volte capita di vedere cose per le quali non hai spiegazioni. Durante la prima seduta di chemioterapia vedemmo in poche ore i linfonodi restringersi. Non avevo mai visto prima una risposta come questa. È stata un'esperienza davvero straordinaria. Capii che Tom era stato guarito miracolosamente e che attraverso la sua fede Dio aveva operato nella sua vita per preservarla secondo la sua volontà e per la sua gloria. Dopo due settimane, Tom era davanti alla comunità che aveva pregato per lui. Voglio che capiate che si tratta di un vero miracolo. È ciò per cui avete pregato. E non so spiegarvelo. Non trovo le parole per esprimervi cosa ho nel cuore. E quello che Dio ha fatto per me, quello che state vedendo, è un vero miracolo di Dio. Qualche mese dopo è andato in Israele per essere battezzato nel fiume Giordano. Gloria! Gloria a Dio! Ora osservate il dottor Tom Renfro oggi. Il giorno in cui Dio mi ha guarito, la reazione della gente attorno a me, di mia moglie, della mia famiglia, dei miei amici, è stata di estrema gioia. Tutti erano entusiasti, dai medici agli addetti alla pulizia delle stanze. Tutti gioivano del miracolo che Dio aveva compiuto. Nessuno comprende meglio delle persone che si sono presentate davanti a Dio per pregare per Tom. C'erano persone che dicevano: Dio mi ha svegliato alle 2 di notte e mi ha spinto a pregare per il dottor Renfro. Ho pregato per circa un'ora e poi mi sono riaddormentato. Qualcun altro diceva: io so perché voi siete tornati a dormire, perché Dio ha svegliato me e mi ha detto di pregare per Tom Renfro. Questo miracolo ha totalmente cambiato la mia vita. Oggi sono una persona diversa, una credente diversa. Sono un'altra persona, tutta la mia vita è diversa. Ringraziamo il Signore per questo miracolo compiuto in mezzo a noi, perché crediamo, siamo il suo popolo e lo amiamo. Se non gli fossi stata vicino per mesi, se non fossi stata accanto a Sid giorno e notte, non avrei avuto la speranza e sicurezza di sapere che entrambe le mie figlie, alle quali era stato diagnosticato un cancro, avrebbero potuto farcela. Dio avrebbe potuto guarire anche loro, come ha fatto con Tom. Una delle poche cose che giungono in cielo prima di te sono le tue parole, che risuonano nelle orecchie di Dio nella stanza del trono dei cieli. E Dio ascolta le nostre preghiere. E la potenza della preghiera è ciò che motiva l'azione di Dio, è ciò che Egli desidera sentire. La richiesta di aiuto non solo per noi, ma anche per gli altri. Il grido di dolore, ma anche di adorazione e di ringraziamento, che dice a Dio che Egli è il Signore, che abbiamo fiducia in Lui e lo amiamo.